Carissimi telespettatori, ben ritornati come sempre. Noi siamo supportati dallo CGIL del Veneto e anche dalla CGIL in questo periodo per aggiornare i lavoratori sulle varie situazioni e come sempre affrontiamo i temi di estrema importante attualità, urgente attualità. Allora, nostri interlocutori, per ancora dalle loro sedi e quindi da remoto, non possiamo averli ancora fisicamente qui per motivi di sicurezza. Ben arrivata naturalmente alla nostra Ivana Fogo, grazie di essere della segreteria della CGIL di Padova, grazie di essere qui con noi. E ben ritornato anche a Paolo Righetti, segreteria CGIL del Veneto, grazie anche Buongiorno a lei. A tutti. Allora, sono tematiche odio correlate, strettamente connesse. Chi di voi vuole incominciare? Diamo prima spazio a Ivana Fogo? Benissimo. Per prima le signore, come, allora. Come preferite. Ecco. Tanto comunque potete anche come sempre interagire tra di voi. Scusate, che c'è? Allora, segretaria, voi state affrontando anche dal punto di vista welfare, cioè sociale, diverse questioni molto importanti. Giustamente lei le definiva, stavamo chiacchierando un attimo fuori onda, urgenti, più che di emergenza, di urgenza. Perché? Beh, noi perché naturalmente con l'arrivo di questa... In questo periodo insomma, che stiamo vivendo, naturalmente per tutte le chiusure per il mondo del lavoro che si è bloccato, ci saranno delle ripercussioni, ci sono delle ripercussioni importanti, soprattutto sul piano sociale, che riguardano i cittadini, siano essi famiglie, uomini e donne lavoratrici soprattutto, ma anche le persone più fragili, che nel nostro caso sono gli anziani, e i portatori d'handicap. Quindi noi abbiamo cominciato a ragionare che abbiamo deciso insomma di ricominciare a rincontrare i comuni, e per non solo i comuni ma le ULSA anche, per sviluppare quello che noi chiamiamo negoziazione sociale d'urgenza nel periodo relativo al Covid. E quindi tutte quelle misure che sono state naturalmente decise da tutti i decreti stabiliti dal governo, dallo Stato, come vengono calati nella realtà, nella nostra realtà territoriale, e in particolare come le amministrazioni hanno attuato quelle misure. E abbiamo noi a Padova, ma insomma mi risulta in tutte insomma, poi le province del Veneto, poi Paolo dirà meglio, noi a Padova unitariamente, quindi ci tengo a dirlo perché questo è un valore aggiunto, CGIL, CISL, UIL, sindacati unitari dei pensionati, sempre di CGIL, CISL, UIL, quindi SPI, FNP, UILP, abbiamo inviato una nota a tutti i comuni della provincia di Padova con richiesta di incontro, chiedendo una serie di interventi specifici. Devo dire che ci stiamo incontrando in videoconferenza, quindi ecco, questo per esempio è, io ci tengo anche a evidenziare alcuni aspetti positivi, questo per esempio è un aspetto positivo che ci ha portato il Covid, perché noi tutti, uno forse l'unico, noi tutti davvero abbiamo imparato ad utilizzare questi strumenti informatici, che soprattutto per la gente insomma della fascia dell'età dei pensionati non era così automatica, e stiamo incontrando i sindaci in videoconferenza. Quindi avete un contatto, un contatto anche più immediato, diretto, più costante, certo. Cioè riuscite a relazionare molto più facilmente, mentre prima magari un non ho tempo, anche detto in buona fede, poteva essere interpretato in un certo un diniego, adesso invece c'è più interazione, quindi una confidenza. Sì, devo dire che la cosa che ci ha stupito è che per esempio noi qui a Padova abbiamo mandato via la nota non tanto tempo fa, nel giro di una settimana abbiamo già incontrato molti comuni, abbiamo incontrato il comune di Polverara, che è un piccolo comune non tanto grande, insomma
Il Comune di Padova, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Padova, Marta Nalin, abbiamo incontrato il Comune di Casalserugo, quello di Limena, dobbiamo metterci d'accordo per una videoconferenza con il Comune di Vigo d'Arzere, con il Comune di Trebaseleghe, non solo, ma ci hanno fornito tutta una serie di indicazioni molto, molto precise e devo dire che tutti, in tutti i modi hanno tentato di venire incontro alle problematiche che sono emerse, che poi ve le dico anche molto, molto velocemente, quindi Sì. proprio interventi e aiuti concreti. Non solo, ma sigleremo anche dei verbali di incontro perché così ne resta traccia. Non solo, ma abbiamo anche già in alcuni comuni previsto un secondo incontro, proprio a breve, nel giro insomma verso la fine del mese di maggio, proprio per continuare a monitorare questa la situazione. Noi ai comuni abbiamo chiesto interventi, beh, il primo intervento importante è quello che riguarda il fondo alimentare d'urgenza, no? Questi bonus che vengono dati ai cittadini più bisognosi, come i comuni sono intervenuti rispetto all'isolamento a non solo delle persone anziane, ma anche per esempio questo fatto dei bambini che sono a casa e che, non in cinco, e, che no, e che è venuto a mancare quel tessuto sociale, no? Quel tessuto l'incontro nelle scuole con i loro amici, come i comuni hanno aiutato le famiglie, per esempio, per quanto riguarda sempre questi sistemi informatici e come vengono fatte le lezioni. E come hanno supportato le lezioni, l'insegnamento, insomma, attraverso questi sistemi. E devo dire che in tutti i comuni che abbiamo incontrato hanno fornito, in base naturalmente ad una rilevazione fatta dai servizi sociali dei singoli comuni, dotato le famiglie bisognose, le famiglie che non ce l'avevano e che erano in difficoltà, di PC, di iPad e in molti casi anche hanno aiutato per quanto riguarda il sostegno della rete. Quindi devo dire davvero siamo stati molto colpiti positivamente. Per quanto riguarda, per esempio, il sostegno alimentare e le risorse economiche che sono state destinate dal governo, dallo Stato ad ogni singolo comune, ogni comune ha trovato un suo modo, però davvero stanno dando degli aiuti molto, molto importanti. Quindi Collaborano varie società. una piena collaborazione, quindi, questo è importante. Collaborano con tutte le associazioni di volontariato del loro territorio con il quale hanno potuto interfacciarsi. Questi aiuti si sono aggiunti alla spesa solidale. Sapete che in molti comuni, insomma, c'è stata questa gara a preparare queste spese da parte anche dei cittadini e poi le associazioni di volontariato, la Caritas, anche le associazioni degli alpini, insomma. Davvero si è creata una rete di solidarietà che è stata in grado di sviluppare, insomma, tutta una serie di azioni davvero molto, molto interessanti. Ecco, le chiedo questo perché magari chi vive una situazione di difficoltà lo sa benissimo. Coloro invece che magari hanno la fortuna di essere tranquilli, di star bene, non riescono anche a comprendere o chi è stato anche chiuso magari in casa, anche l'ipotesi classica del pensionato, che comunque ha una pensione che gli ha consentito di vivere, Certo. di fare la spesa, però se ne è stato chiuso in casa, non è a conoscenza di quel che succede e certe dinamiche. Quali sono le problematiche urgenti, importanti che si trovano ad affrontare un po' anche nei vari territori che coprite della provincia? Allora, beh, la cosa fondamentale è quella di avere un monitoraggio di tutte le persone che sono in situazione di difficoltà. Quindi, anziani soli, ma i comuni hanno. Tutti quelli che abbiamo incontrato, devo dire non da adesso, era già cominciato questa azione, no? Però adesso è stata assolutamente intensificata. Sanno chi sono le persone anziane sole e per esempio, adesso faccio un esempio, tanto per dirne una, il Comune di Padova, per esempio, da subito ha attrezzato un sistema
di chiamata per gli over 70 anni, quindi anche solo telefonate per chiedere come la gente sta, per non lasciarli insomma in Ma solitudine. devono E poi, segnalare di essere per essere chiamati? Come funziona? Come fanno a essere beh, allora chiamati? il comune lo sa chi sono quelli che sono i comuni. Devo dire, hanno già un elenco proprio, però insomma basta che se qualcuno è sfuggito alla rete, no, che è stata messa in atto, ripeto, da tutti i comuni che finora abbiamo incontrato, basta solo che telefonino ai servizi sociali e che segnalino il loro nome, ecco, e loro Certo. vengono poi ricontattati. Per quel che riguarda, dicevo, telefonate così, anche solo di saluto, anche solo per non lasciarli soli, non solo. Per quel che riguarda la spesa, perché moltissimi non si muovono e quindi le richieste di quello che hanno bisogno e poi la spesa che viene portata a domicilio. I farmaci, anche i farmaci. Quindi insomma c'è proprio un confronto continuo. Quindi è chiaro che c'è da un lato l'aiuto economico, importante e fondamentale, ma anche poi, ripeto, il monitoraggio dei bisogni e delle esigenze di queste famiglie. Insisto anche per quanto riguarda i bambini e l'infanzia. Molti comuni hanno continuato a. Allora, in alcuni comuni le famiglie hanno continuato a versare, per esempio, per gli asili nido metà della quota, no? Per mantenere il posto. In altri comuni, se sono naturalmente asili nido comunali, la quota per l'asilo nido è stata sospesa da parte delle famiglie, però sono intervenuti i comuni a compensare la parte mancante. E l'altra cosa che mi piace, perché questo è un altro problema che riguarda le famiglie che non possono portare i bambini all'asilo, ma per noi sindacato, riguarda anche i lavoratori di quelle strutture, Certo. perché rischiano la cassa integrazione, ma poi c'è il licenziamento. In realtà devo dire che anche le amministrazioni hanno dimostrato molta sensibilità. Il comune di Limena dice: noi abbiamo continuato, adesso lo dico così perché sono i comuni che abbiamo Sì, incontrato, ma allora, sono Ivana, sicura scusi, che. Ivana Fogo, un attimo solo, siccome siamo fuori tempo massimo per la pubblicità e poi abbiamo ancora tempo per parlarne un attimo, allora teniamoci quello che hanno risposto i comuni in questo caso, se lo tenga a mente così ce lo dice, poi dopo la pubblicità però diamo spazio a Righetti, quindi parliamo di lavoratori, visto che lei ha fatto l'aggancio anche con i lavoratori, le aziende, e poi ritorniamo invece nella terza parte appunto a parlare di capire che cosa hanno detto i comuni. Tra pochissimo pubblicità.